Paolo Vitelli è uno degli imprenditori di riferimento della nautica mondiale. 50 anni fa ha fondato il cantiere Azimut nella sede di Avigliana a Torino, cui è ancora fedelissimo. Ma dopo l'acquisizione del cantiere Benetti, il suo è diventato un gruppo, il gruppo Azimut Benetti, leader nel mondo per qualità, per innovazione e per design. Paolo Vitelli, qui comincia l'avventura, direi, quel motorino lì è nel suo attuale ufficio, se non sbaglio. È un motorino del 1947, che tengo ancora come cimeglio, come ricordo, nella sala riunioni, con cui ho fatto le prime avventure nautiche e che mi ha portato alla passione. Facevo delle avventure lungo le coste, prima Ligure, poi della Costa Azzurra. Ho fatto tante miglia, centinaia di miglia con quel motorino e la vela. E poi facevo le avventure sul Po, perché non potevo neanche d'inverno rimanere senza navigare, finché per poco non mi arrestavano perché andavo durante le piene, e poi me lo sono portato in ufficio come cimeglio, ma alla mia età, è del 47, un Evinrude classico, e mi ha accompagnato nelle sfide e nella passione di amare la nautica. Ma se non sbaglio, già a quell'età faceva i primi commerci, i primi traffici nautici? Sì, diciamo che sono nato con due passioni, quello di fare i traffici, di fare del business, detto un po' più, in modo un po' più nobile, e quello delle barche. Quindi un po' ho fatto i traffici o il business per finanziare la passione per la nautica e per le barche, e li spendevo per le barche, cioè facevo le gite scolastiche, il commercio degli sci. A un certo punto sono arrivato a fare una specie di discoteca nei club a Torino, che non è proprio il mio cultura, però portava cassa e le spendevo nell'affittare barche d'estate. E quindi, e poi questo affitto delle barche è diventato una cosa che si ripeteva, e la gente mi chiedeva come si fa a affittare una barca, e allora ho fondato l'Azimut con i soldi che ho ricavato dalla vendita del nightclub. Quindi, insomma, autofinanziato, con sempre la famiglia che non tirava fuori i soldi. Questa è la Z32? Sì, quella di cui sono più orgoglioso, perché io volevo fare la Ford T del mare, cioè una barca semplice che potesse portare una famiglia vera in navigazione, che costasse poco, che fosse a metà fra il fly e l'open. Infatti questa barca ha un tettuccio scorrevole, si chiama targa, proprio perché il tettuccio si apre, uno può sedersi più alto e vivere come fosse in un open la natura e il mare circondario. Questa invece è una barca importante, che ha una storia diversa. Primo armatore che si affacciava al mondo anche italiano, no? Del grande yacht. Sì, un'altra sfida importante che abbiamo fatto su sollecitazione di un caro cliente che mi ha seguito già anche con gli Azimut piccoli, che si chiama Fuad Al Ghanim, un kuwaitiano molto vicino alla famiglia reale. Questo signore poi mi ha aiutato a vendere la famiglia reale, ma mi ha stimolato a fare questo oggetto che era un insieme di alta tecnologia. Intanto allora le barche fatte in Italia erano tutte in fasciame, questa era in composito. Poi era un composito progettato con l'aiuto del Norsker Veritas norvegese, leggerissimo, e tutto quanto, sta barca, la scocca, ricordo ancora, pesava 23 tonnellate, tutta la scocca di vetroresina, che un esperto può immaginare che è pochissimo. Quindi con materiali particolari, molto leggera, in modo che una potenza allora disponibile, 2000 cavalli per motore, che era il massimo della potenza, spingeva sta barca a 31-32 nodi. Quindi in vetroresina, in composito, molto leggera, veloce, venduta a dei veri intenditori della nautica. L'abbiamo appunto venduta a questo dei principi Arimi, ma l'abbiamo anche venduta a Cristina Onassis, la famiglia Onassis l'ha scelta come barca per continuare la loro vita sul mare, un bell'onore, visto che sapevano quel che facevano. L'ha comprata una Orin Edson, l'uomo che ha fatto più soldi della nautica, perché era il fondatore della Bayliner, la società che produceva decine di migliaia di barche piccole, che ha motorizzato l'America, poi l'ha venduta, poi è sparito il marchio, ma intanto lui aveva preso
di allora qualcosa come 1,5 miliardi al valore di oggi dalla vendita della sua azienda, per cui ha speso una somma molto più piccola per comprare l'oggetto più tecnologico che avesse trovato sul mercato, e mi ha fatto molto piacere. Senta, questa è invece un'avventura a cui so che lei tiene molto. È stato anche un po' un giro di volta, no? Credo, per il cantiere. Sì, appena abbiamo comprato Benetti nell'85, siamo detti, beh, dimostriamo che Benetti ha una capacità tecnologica enorme e facciamo vedere che Benetti e Azimut sono uniti in una sfida. Quindi Benetti ha costruito per Azimut l'Azimut Atlantic Challenger. Sono riuscito a coinvolgere un team straordinario di sponsor. Presidente onorario del team era Gianni Agnelli, poi avevamo molte aziende della Fiat, ma avevamo da Robe di Kappa, Cesa, Teletra, cioè dei bei nomi, Pininfarina, dei bei nomi dell'industria italiana. Ci hanno dato un contributo e la sfida era quella di fare la traversata più veloce possibile dell'Atlantico. Eccoci all'innovazione tecnologica, l'Azimut 68S è la prima che monta una finestra laterale e una cabina full beam sotto per l'armatore. È una innovazione che è stata praticamente ripresa da tutti. Grazie per dirlo, perché di questa innovazione siamo estremamente orgogliosi. Tanto abbiamo messo i primi, abbiamo messo il colore nello scafo, quindi abbiamo creato allegria e identificabilità della barca facile. Poi c'è questa finestra ellittica che già un po' facevamo, ma qui prende una forma elegante, copiata da tutti, e da qualche anno mettevamo i vetri incollati senza i frame, senza le bondanature attorno, per cui la forma è particolarmente pulita. Ma come ha detto giustamente, la finestra sullo scafo, ben identificata da una forma riconoscibile come i nostri 6 quadrati, ha dato una gioia nuova all'armatore. Basta vedere cosa vuol dire essere nella cabina armatore, sdraiato sul letto e vedere il mare che corre, la spuma delle onde che vanno, è una gioia infinita. Beh, copiata forse... Seguita. Giusto, grazie, giusto. Eccoci qua, siamo arrivati qui. Questo è l'S10, credo la barca più nuova che avete in produzione, erede di quel modo di fare barche. Cos'è cambiato in questi anni nel design, nella progettazione? Dunque, intanto è cambiata il modo di costruirle, perché devo farle con materiali ecologici e leggeri. Questa barca è costruita in gran parte in carbonio, quindi è molto più leggera del tradizionale Open, che aveva tanta potenza perché era molto pesante. Poi è cambiato il modo di stare dentro e fuori in continuità, cioè non ci sono più barriere di separazione fra dentro e fuori. Uno è dentro e gode tutta l'aria che c'è fuori, sta fuori e gode il salotto come fosse una continuazione della parte esterna. Ed eccoci a Benetti, questo è il 277, la barca con la stazza maggiore che avete costruito finora. 3 gigayachts in pochi mesi varati. Una nuova avventura. Cosa c'è anche di magico nel marchio Benetti? Tanto un heritage fantastico, perché Benetti è stato il primo a fare lo yacht di lusso negli anni 50. Quando gli altri facevano le barchette di legno in fasciame, Benetti ha capito, prima ancora degli olandesi, perché è stato prima degli olandesi questo è capitato. Negli anni 50, col Delfino, il Mediterraneo, queste barche d'acciaio eleganti, spesso con la poppa tonda, si è creata il mito della barca veramente per i ricchi. Conte Augusto ha fatto una barca spettacolare, grandi emiri o ricchi americani sono fatti la loro barca, fino a che non è arrivato Khashoggi, che ha fatto un 87 metri gigantesco, che era il simbolo del lusso per quell'epoca. Quindi Benetti ha saputo raccogliere un heritage che va che nasce nel 1873 e lo sviluppa negli anni 50 per identificarsi come il lusso dello yachting. Noi siamo stati capaci a raccogliere questa eredità nell'85 acquistando Benetti e mantenere questo heritage, questo lusso, ma portarlo di volta in volta a delle innovazioni.
ricordo la serie dei Golden Bay, prime barche da 50 metri costruite un po' di serie, ricordo la grande invenzione di mettere il composito anche nelle navette, siamo stati di gran lunga i primi col Benetti Classic, costruiti 75, 150 in totale le navette in composito col Vision e gli altri modelli Delfino che abbiamo costruito. E alla fine, 5 anni fa, abbiamo voluto sfidare il Nord Europa che deteneva l'assoluto monopolio dei gigayacht. E quindi abbiamo preso questi 3 ordini per fare essere anche, diciamo, gli italiani così bravi in ogni altro settore, nelle barche da piccole, medie, medio-grandi, che fossimo anche alla pari del Nord Europeo delle barche grandissime. Senta, a lei piace molto navigare. Qui abbiamo il libro sul viaggio di Charles Darwin. Molti armatori comprano Explorer e credo che anche lei si stia facendo una nave che più o meno è un Explorer, può anche navigare al polo. E come sarà la sua nuova nave? So che ci lavora da tempo, progetta. Sì, intanto ci lavoro con un mio vecchio amico che ha fatto la fortuna di Arnold Benetti e che il suo progetto, non dico finale perché spero lavori ancora, ma è Stefano Righini, l'uomo che ha progettato più barche al mondo e che, perché oltre nostre, costruite in decine di migliaia di esemplari, è il progettista dei famosi Mangusta, quindi un uomo di successo che per 30 anni ha fatto prodotti di successo straordinari, dai piccoli ai grossi. E poi ha progettato le navette Benetti, cioè questi 150 navette di vetroresina, le ha fatte lui. Quindi oggi ha voluto cimentarsi in una mia idea, che è quella: benissimo avere la barca in composito, perché è una barca più di serie, più leggera. Mi piacerebbe che Benetti tornasse anche all'acciaio per un certo pubblico, magari della mia età, europeo tradizionalista, nord europeo, i russi che amano l'idea dell'acciaio. Quindi che Benetti, oltre a offrire la barca in composito con tutti gli elementi di tecnologia e di modernità più avanzati possibili, sia in grado anche di offrire una barca d'acciaio in linea con le tradizioni. Questa barca però deve essere diversa, soprattutto se deve fare tentativamente il giro del mondo. Allora deve avere 7.000 miglia di autonomia. Deve poter essere ibrida diesel elettrica, perché deve essere in grado di spegnere soprattutto i motori, non tanto di andare in elettrico, non sempre necessario, ma andare a batterie quando non vuoi i generatori che funzionino o quando vuoi andare in un'area marina protetta. Deve avere tanto spazio, perché tutto deve avere la sua funzione. Ecco che abbiamo nascosto nelle perfette proporzioni della barca un ponte in più. Al massimo 37 metri aveva 3 ponti, questa barca qui ha 4 ponti. Si immagina la stazza? La stazza sfiora i 500 tonnellate, che è la tipica stazza di una barca da 50 metri. Nel senso che, oltre ad avere un ibrido intelligente, dico intelligente perché l'ibrido non è sempre facile farlo, le barche non vanno in discesa come le macchine, quindi non creano energia e non hanno la presa lì alla sera. Quindi devi fare un ibrido intelligente, e credo che noi, affiancati dalla Siemens, a cui abbiamo affidato il progetto, stiamo facendo un ibrido intelligente. E la barca deve essere ecologica, quindi oltre che di ibrida, vogliamo il tech deve essere artificiale, basta, tira giù le piante. Senta, qui siamo a New York, a Times Square. Vi è piaciuto portare le barche in centro? L'avete fatto anche a Milano di fronte alla Triennale. Sono un po' dei non luoghi, non è esattamente il posto dove portare una barca. Che sensazione avete avuto? È un capolavoro di mia figlia, che devo dire è brava. Prima di vedere il risultato mi domandavo qual è il risultato. Il risultato è straordinario. Un'emozione da tutto il mondo nautico, che ho sentito orgoglioso che un'azienda italiana vincesse una sfida così particolare, anche tecnicamente difficile, perché portare quella barca nel centro di Times Square è stato difficilissimo, una visibilità incredibile, una sfida tecnica difficile e un orgoglio che un italiano fa vedere, un orgoglio della propria industria nel punto più eclatante di New York.
Senti, lei ha citato Giovanna, eccola qua. Ah, che bravi! Qui però è su una barca a vela. Sì, io sono nato velista, ho cominciato su una barca a vela da 4 metri, prima su un canotto a vela, che avevo fatto montare una vela sul canotto, per cui le vere navigazioni le ho fatte su un canotto da 3 metri con un albero, e andavo già alle isole Le Rhin, facevo dei percorsi abbastanza lunghi. Poi ho avuto una barca da 4,20 m e poi, fino a che per lavoro non sono stato costretto a testare le barche a motore, quindi capire quello che facevo e se funzionava, se era giusto o no, fino ai 30 anni ho avuto sempre barca a vela. Senta, Giovanni è sicuramente il suo grande amore, ma anche questo credo che sia una delle grandi passioni di Paolo Vitelli. È l'hobby del sabato e domenica, quando lavoro della domenica, dove vado quasi tutte le domeniche. È nato così che 20 anni fa mi sono detto: ma poi quando vai in pensione cosa fai? Perché devi lasciare che chi ti succederà, non sapevo ancora Giovanna fosse così brava, adesso è lei che mi succede, e devi occuparti di qualcosa. Allora mi sono fatto un interesse specifico con i porti, che vedevo anche integrati al business, ma però sono un po' sotto il mio gestione, e 3 alberghi in montagna. Di questi 3 alberghi in montagna, questo, che è un villaggio del 1600, fatto di molte case da qui e dall'altra parte, si vedono anche quelle dall'altra parte del fiume, che ho dovuto acquistare attraverso dei baratti durati anni e anni e anni e tantissima grappa bevuta per convincere i vecchi proprietari, e poi trovare chi me le restaurava, e poi il vicino rimasto un po' gelosetto, che insomma è stata una storia bellissima che adesso tocca ai 22-23 anni, ma sono arrivato ad avere un villaggio che adesso direi non è mai finito, ma adesso è l'onore del mondo, elegante, bello, che riceve persone molto importanti da tutta Europa e che mi dà un gusto enorme, perché è un fatto ecologico, cioè ho difeso e ricostruito assolutamente col rigore necessario, cioè usando le pietre del luogo quando mancava una pietra, un villaggio così com'era. Senta, qui siamo al Politecnico di Torino e lei è stato gratificato di una laurea honoris causa in ingegneria. Che cosa ha significato nella sua vita? Ma molto, perché mi sono sentito di accettarla con orgoglio, perché comunque il cuore delle barche ce le metto. Ho imparato molto di tecnica, riesco a tenere testa ai miei ingegneri e ancora a stimolarli, perché dico forse è giusto che me l'abbiano data, lo dico con un po' di orgoglio, e sono contento che me l'abbia dato il Politecnico di Torino, che come l'aveva data solo dei finanzieri, non a della gente che si è esercitata a fare meccanica imparando da sé. Quindi sono molto contento, è stato un momento bellissimo, ho anche fatto un discorsino fatto col cuore, che ha avuto 6 minuti di standing ovation, che è uno dei ricordi più belli che ho per l'apprezzamento, che quello che mi veniva dal cuore è stato percepito dalla gente. Senta, noi non abbiamo una laurea, ma una matita da ingegnere HB gliela possiamo regalare. Bella! In realtà era il segnappunto di questo libro Benetti. Design e innovazione, che valore hanno nella nautica design e innovazione? Che valore gli date? È un driver del marketing? È un contenuto? No, bisogna dargli i contenuti, ma il mondo va avanti e le barche devono diventare sempre di più. Tenere sempre la marinità, la capacità di andare per mare e di non rompersi quando l'utente le usa, perché questo è essenziale. Ma man mano che conquistano questa certezza, devono offrire delle nuove emozioni. E il mondo di oggi va verso il design, va verso la ricerca di queste nuove emozioni. Noi riteniamo che se abbiamo soddisfatto le esigenze di base, che sono un costo corretto, un'affidabilità e una marinità assicurata, il prossimo traguardo che mia figlia persegue giustamente, che io condivido completamente, è quello di
andare a ricercare nuove forme di ergonometria a bordo, nuovi modi di vivere, nuovi modi di concepire il dentro e il fuori della barca, nuove emozioni anche per l'estetica che questo ti offre, quindi nuove sensazioni che il mondo moderno sembra estremamente gradire. Senta, siamo a questa immagine dell'Azimut 65 disegnato da Pininfarina in tema di design, ma c'è una Ferrari, un'automobile. Lei ha tentato più volte di prendere dall'automotive qualcosa, manager, processi industriali. Cosa ha funzionato e cosa no? Non è stato facilissimo andare fuori dal settore, come non lo è ancora oggi, facilissimo. Quindi noi siamo sempre dibattuti, andiamo dal più grande progettista, designer del mondo o cerchiamo quello che conosce, ha un po' meno innovazione ma conosce il prodotto. Questo è un dibattito che l'azienda vive tutti i giorni. In questo caso siamo andati, chiaramente Pininfarina disegnava le Ferrari erano già famose, oltretutto Pininfarina ha fatto allora delle macchine bellissime che erano conosciute in tutto il mondo, riconosciute, l'emblema era le Ferrari, me ne ha fatte tante belle, e siamo andati da lui per fare la barca. Poi è andato anche Benetton, sono tre anche degli altri, ma siamo stati i primi. E è venuto fuori questo oggetto che è estremamente interessante, era un po' scioccante per un italiano, quindi è stato venduto soprattutto in America, sottolineando che la matita era di colui che aveva disegnato le Ferrari. Siamo al carbonio, ai materiali. Come cambiano le barche, le tecnologie e l'uso di nuovi materiali? Cambiano sotto la ricerca dell'innovazione. Dove si manifesta l'innovazione? Prima è l'efficienza, dobbiamo risparmiare carburante per inquinare meno, e per risparmiare carburante dobbiamo avere motori sempre più efficienti. Nella mia ci sarà la D-Blue, cioè sarà la prima barca mediterranea ad avere lo stesso tipo di marmitte catalitiche che hanno le macchine Euro 6D di ultima generazione, ma il modo più interessante per risparmiare carburante è farla più leggera. Come fai a farla più leggera perché non si rompa? La fai in carbonio. Che vantaggio hai? Uno che è più leggera, ma altri due vantaggi. Uno che se il carbonio lo metti soprattutto in alto, la barca rolla meno. Poi se il carbonio lo fai bene, la parete è più sottile. Quindi hai più spazio dentro, fai la barca che rolla meno e l'insieme è più leggero, quindi consuma meno. Quindi oggi noi abbiamo un forno da 50 metri dentro lo stabilimento e ci facciamo tutte le tughe delle barche nuove, ormai da 3 o 4 anni, le facciamo in carbonio, con un bel vantaggio sulla navigabilità della barca. Senta, qui siamo a un momento importante, credo anche questo, della sua vita, è presidente di Ucina. Com'è stata quell'esperienza? Perché si è spinto lì per una restituzione al mondo della nautica, per essere protagonista? Cosa ha provato? Cosa si ricorda anche? Ma io due o tre volte nella mia vita ho provato, quando ero tranquillo con la mia azienda, ho provato a occuparmi anche del mondo esterno e lavorare per la città in cui mi trovavo, con lo stesso spirito di poter dare una mano al mio sistema. Ho accettato di fare il presidente della mia associazione. Non lo dico io, lo ricordano tutti che sono stati gli 8 anni più belli, dove la nautica si sentiva unita, si sentiva avere una bandiera che in qualche modo assieme a tutti i miei colleghi di giunta e vicepresidente rappresentavamo, mai in conflitto, sempre in sintonia, ed è stato anche un momento che grazie a questa sintonia aver anche razionalizzato un po' da imprenditore, avevamo fatto il manifesto dei problemi per andare dal governo, con dire quali sono i problemi e quali problemi dobbiamo correggere. Quindi mi ricordo che avevamo fatto il manifesto dei problemi e grazie a voi giornalisti l'avevamo reso pubblico. Insomma, durante questo periodo, durato 8 anni, c'è stata amicizia, sintonia e abbiamo introdotto 4-5 cose essenziali per il futuro della nautica. Uno, abbiamo introdotto la patente sopra i 40 cavalli, abbiamo portato la non immatricolazione per chi vuole oltre i 10 metri. Abbiamo dato la semplificazione delle procedure di immatricolazione, abbiamo dato delle regole più chiare
per i comandanti di bordo e soprattutto abbiamo introdotto l'leasing nautico, perché allora l'leasing nautico lo facevano solo i francesi e tutte le barche andavano a immatricolarsi in Francia con bandiera francese. Dico, perché loro sì e noi no. Senta, la fabbrica, che valore ha per lei torinese il cantiere, la fabbrica? C'è qualcosa anche, credo, nei contenuti proprio industriali, nel volere un assetto così importante? In fondo ci sono molti cantieri che sono poi dei direttori dei lavori che fanno costruire le navi ad altri e succede questo, no? Quindi mi sembra che ci sia un credo anche dietro all'avere queste grandi unità produttive. Proprio io che ho cominciato dando la costruzione in subappalto, oggi credo che l'industria fatta in casa, cioè la fabbricazione interna, ti dia una qualità superiore allo stesso prodotto fatto in subappalto. Per cui poco per volta, soprattutto in questa fabbrica, abbiamo riportato all'interno quasi tutte le lavorazioni. C'è tanti artigiani bravi, ma noi in casa, sotto il nostro controllo, sotto il nostro processo, le facciamo meglio che non fatte all'esterno. Quindi l'orgoglio di essere veri produttori del prodotto e non assemblatori di lavori fatti all'esterno. Questo è un gusto dell'industriale. Senta, questo è il suo libro sulla cresta dell'onda e racconta la nautica anche dal suo punto di vista, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. E questi 50 anni che cosa le raccontano? La cosa più bella che sente di aver fatto? Dunque, tante cose belle. Forse la più bella è quando mia figlia mi ha detto che veniva in azienda a lavorare con me e ho visto una continuità dell'azienda. Eccola qua. L'eredità. Brava, sorridente, capace, intelligentissima. E da quando è entrata in azienda io ho tirato un sospiro perché ho visto che lo sforzo, una mission di tanti anni poteva avere una continuità. Quindi è una cosa straordinaria che oggi mi permette di lasciare a qualcuno di cui mi fido e progressivamente, perché stiamo facendolo progressivamente, sapendo che l'azienda per i prossimi 30 anni, ma i nipotini sono già bravi, quindi sono già appassionati. Mi dicono che li ha portati pericolosamente in Corsica su un piccolo Boston Whaler. Sì, fino in Sicilia, prima in Corsica, poi in Sicilia. Abbiamo fatto questa bella navigazione perché devono sapere che non c'è solo la barca grossa, ma si può fare anche 1000 miglia con una barchetta piccola scoperta. È vero, è stata una crociera bellissima per me, ma anche per loro. Senta, un complimento a Giovanna. Qual è la dote migliore di sua figlia? La creatività e la capacità di sintesi e la capacità di relazionarsi bene con tutte le persone che attorno. Sono tre, ma non ce n'è mai sempre solo una dote. E quindi queste tre doti la rendono vincente nella conduzione dell'azienda.